ci troviamo in una metropoli natalizia con decorazioni, come si dice, criminali. Come mai questo abbinamento? È casuale il Natale oppure ha un significato particolare? Beh, non è una casualità, perché io amo il Natale, ho sempre amato, no? Ma come molti di noi, col tempo che passa purtroppo non lo sentiamo più come una volta, quindi credo che ho sempre pensato che in qualche modo, caratterizzandolo diversamente da quello che poi sono i classici film natalizi, con la verità di quello che magari si può vivere in una Roma un po' particolare, un po' di suburra come ultimamente siamo abituati, ho cercato di dare questa impronta a Cattivi e Cattivi, quindi un Natale diverso, un Natale visto dalla parte di quelli che magari vivono una solitudine come il poliziotto interpretato da Massimo Bonetti, un Natale con le difficoltà di chi magari in qualche modo non riesce a trovare una condizione in una vita normale, o magari chi decide di delinquere, però magari in quella notte là sono un po' gentili tutti quanti, no? Fanno quasi una pausa, la notte di Natale sembra come se debbano in qualche modo cercare di dare una parvenza di diversità, di bontà, sembra assurdo ma è così, per poi ricominciare subito dopo a fare quello che fanno. Quindi ho pensato di raccontarlo in un modo un po' particolare, anche folle su certi aspetti. Il soggetto è il mio, la sceneggiatura di Emanuele Cerquiglini, che ha interpretato il ruolo di Caronte, che insomma su di giri in tutto il film. Devo dire che per me è stata veramente una bella scoperta di aver trovato anche degli attori presi, diciamo, per strada o comunque che facevano altro, come Michele Verginelli e Fabio Russo, che sono due atleti e che hanno comunque contribuito veramente a far sì che questo film diventasse un'opera gradevole, e si ride, perché non c'è soltanto la delinquenza, non c'è soltanto la durezza, ma nei momenti anche particolarmente duri ho cercato di spezzare, come faccio spesso io nelle mie pellicole, quello che ho sempre fatto: il cattivo non l'ho mai reso cattivo stereotipato, cercavo sempre di fargli dire la battuta per far ridere, perché molto spesso fanno più ridere delle persone che sono magari dei cabarettisti o persone normali. Questo abbinamento, questa contrapposizione appunto Natale, criminalità e anche dei tagli un pochino ironici, può essere anche uno strumento per avvicinare dei target differenti, non solo quelli appassionati del genere, diciamo così, drammatico poliziesco? Sì, perché no? Potrebbe essere un'idea per cercare di trovare anche un connubio differente, anche come proposta, no? Un genere che può essere comunque una commedia portata, diciamo, in condizioni di avere delle cose anche dure, perché molto spesso, ecco, Tarantino ci ha insegnato che facendo esplodere un cervello dentro una macchina, poi comunque era una scena abbastanza esilarante, goliardica, si rideva, no? Anche su qualcosa di estremo, vedendo i pezzetti di cervello della macchina uno continuava magari a fare, a dire determinate battute che facevano ridere. Io ho cercato, ecco, di farlo con la romanità, con quella romanità di strada che conosco molto bene, che ho vissuto, e quindi cerco di raccontarla com'è, senza edulcorare la realtà. E molta gente che ho conosciuto di strada, anche personaggi particolari, facevano ridere, a me facevano ammazzare da ridere, quindi ho detto, in base a quello, anche di ricordi di persone, battute e quant'altro, ho cercato il modo di trovare questa dimensione. Metto sempre dentro storie anche di vita vissute o battute che hanno fatto anche personaggi in passato che mi sono magari tornate in mente e che inserisco perché sono vere.